Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi appuntamento prenatalizio. Io innanzitutto colgo l'occasione per farvi tanti 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 auguri di Buon Natale, buone feste, mi raccomando fate i bravi, pensate a mangiare che è la cosa più importante. Vi ringrazio per il supporto che mi date tutti i giorni, sia qui sul tubo che sulla piattaforma Viola, veramente vi voglio un bene dell'anima, quindi fate buone feste. Oggi ci andiamo a vedere di giovedì e non di venerdì il team 2 dei wild card, che si è aperto sicuramente con un'enorme sorpresa, ovvero quella di Ibra, che al momento non è presente. Si parla di mini release, si parla di cose, però al momento i Lakers possono pupparmi la fava, loro e le grandissime informazioni che generano solamente panico all'interno della community. Speriamo che anche questo fenomeno si arresti quanto prima. Detto ciò, però, ci sono un sacco di cartine interessanti, probabilmente anche più del primo team, quindi andiamocele a vedere perché meritano la nostra attenzione. Eccoci qua dunque sulla schermata, primo giocatore che andiamo a analizzare è Raheem Sterling, nella sua versione esterno destro, quindi passa da esterno sinistro sull'altra fascia. E questo è un bonus molto importante secondo me, perché va a occupare un ruolo dove non c'è questa grande alternativa. È vero che c'è Salah, ma c'ha tre di piede debole. È vero che c'è Joe Cole, ma non è positivo come questo Sterling. Difatti, rispetto alla carta 89, prende un più 2 di velocità, più 2 di tiro, più 1 passaggio, più 2 dribbling, 1 difesa e 2 di fisico. Arriva a una velocità totalmente fuori di testa. In più c'ha anche quel classico body type ottimo da giocatore di fascia per potersi speed boostare. Onestamente, per quello che mi riguarda, non lo andrei a giocare da COC, visti i passaggi che non sono così eccelsi per un COC. Potenza tiro e finalizzazione non sono male, agilità 96, reattività 92, equilibrio 95. Non devo starvi qui io a dire che questo si gira veramente come una trottola su se stesso. Ha 86 di freddezza, ha 84 di resistenza, quindi sicuramente Sterling merita di brutto e io ve lo stra consiglio da esterno all'interno delle vostre squadre. Passiamo avanti, e il secondo giocatore che andiamo a trovare è Eden Hazard, che finalmente becca una carta speciale e si redime da questa versione 85 con un più 7 di velocità, più 8 di tiro, 3 di passaggio, 3 dribbling, 4 fisico e 2 difesa. Rimane 4-4, Hazard che rispetto a Sterling ha un body type esile, però un po' più cicciottello, quindi magari lo speed boost di questo Hazard non è impeccabile come quello di Raheem, però è comunque molto molto valido, perché parliamo di una carta velocissima, ha un ottimo tiro. In questo caso io l'andrei anche a giocare da COC, visti gli ottimi passaggi. Agilità 91, equilibrio 92, reattività 88, freddezza 92, insomma c'ha tutte quante le stats questo Hazard al posto giusto per poter dire la sua all'interno delle nostre squadre, soprattutto in una campionato come quello della Liga, dove c'era solamente Vinicius al momento e quindi dà un po' di freschezza. Preferisco sempre il giocatore brasiliano visto il 5 di skill, però vi ripeto, si può anche pensare magari di mettere spostato in game da COC rispetto invece al brasiliano, che secondo me fa meglio il giocatore di fascia. Quindi promosso secondo me anche questo Hazard, anche se va monitorato il prezzo, perché non vorrei che vada troppo alle stelle. Cartone incredibile è quello che hanno fatto a Lucas Moura, regà, perché rispetto alla versione 88 prende più 6 velocità, più 8 tiro, più 12 passaggio, più 6 di dribbling, più 9 di fisico e più 7 di difesa. Rimane 4-4, diventa un fulmine, ha un ottimo tiro, degli ottimi passaggi, agilissimo, 97 di agilità e 97 di equilibrio. Occhio a quell'85 di reaction che un po' potrebbe appesantirmelo, però parliamo di un giocatore di 1,74 con 67 di forza, anche il body type è quello giusto. Io personalmente Lucas Moura me lo vado a giocare da esterno, lo preferisco, e in particolare si è rimpolpato parecchio il reparto di esterni, soprattutto a destra in Premier League con questa promo. Si potrebbe anche andare a schierare da COC volendo, visti i passaggi. Eviterei onestamente di andarmelo a giocare da prima o seconda punta, nonostante abbia anche la possibilità di farlo, visto che ha 93 di finalizzazione e 88 di potenza tiro. Però un giocatore del genere preferisco sfruttarmelo in fascia per avere il suo passo bruciante in maniera decisiva a prendere vantaggio sugli avversari, quindi per fare più da rifinitore piuttosto che da finalizzatore. Mentre da finalizzatore ovviamente ci andiamo a piazzare questo Antonino Martial, ragazzi, con 5 di piede debole gli ha messo. Carta pazzesca, pazzesca.
Gli hanno dato addirittura più 5 di velocità, più 7 di tiro, 11 di passaggio, 8 dribbling, 12 fisico e 4 di difesa. Arriva a 92 di velocità, 88 potenza tiro, 90 finalizzazione, 90 di passaggio corto, 90 di agilità, 88 di equilibrio, 87 reactions. C'ha un'ottima anche stamina, un'ottima freddezza. Quell'85 di forza, unito al fatto che comunque 1,84 m, un po' me lo vanno ad appesantire, però conosciamo tutti benissimo Martial, raga. È un giocatore letale, tra i più buggati del gioco. Con questo 5 di piede debole, secondo me va a fare un'ottima concorrenza a Son, visto che, per quello che mi riguarda, è un po' più mobile e anche molto più ibridabile, essendo in un ruolo centrale francese del Manchester United. Quindi questo Martial, oltre a dirvi che probabilmente inizialmente costerà una valanga e quindi non converrà la pena, può essere sfizioso da provare, testare ed inserire all'interno delle nostre squadre. Ritorniamo in Liga, dove troviamo Morales, che prende un più 5 di velocità, più 8 di tiro, 5 di passaggio, 5 dribbling, 7 fisico e 5 di difesa. Diciamo che Morales va a dare un po' una mano in un reparto, quello della Liga, di attaccanti, che al momento non è che vede questa grandissima varietà. È un 4-4, è rapido, ha un'ottima finalizzazione, un po' scarni i passaggi, discretamente agile, anche se parliamo di un giocatore di 1,80 con 74 di forza e un body type, in questo caso lean, quindi bello secco. Secondo me, come punta, se vi serve un giocatore in Liga e non avete magari fatto Benzema flashback, non vi fa impazzire Joao Felix, secondo me questo qua potrebbe anche valere la pena di provarlo, perché può dire tranquillamente la sua, il buon José Luis Morales Nogales. Andiamo poi come terzino sinistro e abbiamo Tierney, che prende più 8 di velocità, 10 di passaggio, 6 di dribbling, 6 di fisico, 10 di difesa e 6 di tiro. È un 3-3, è molto rapido, ha degli ottimi passaggi e questo ci fa veramente comodo, ha ottime statistiche anche di dribbling, ma quello che ci interessa è in particolare l'89 di aggressività e il 90 di mentalità difensiva, nonché l'87 di intercettazioni, per un giocatore di 1,80 m. Secondo me Tierney si inserisce in Premier League in maniera abbastanza prepotente, va a fare compagnia a Cornet come miglior terzino al momento, considerato anche quello che sarà il prezzo. Non credo che costerà tantissimo questo Tierney, quindi per me può valere la pena da utilizzare, visto che soprattutto a livello difensivo mi piace tanto che sia abbastanza automatico, visto soprattutto il 90 di mentalità difensiva, anche alto alto come work rates, quindi c'ha tutti quei piccoli tasselli che ci fanno comodo in quel ruolo, ma soprattutto anche i passaggi in fase di uscita, veramente top. Passiamo poi a un altro giocatore molto molto interessante, che è Matteo Guendouzi. Rispetto alla versione 81 prende più 6 di passaggio, 12 di tiro, 4, scusatemi, 6 di velocità, 12 di tiro, 4 di passaggio, 6 di dribbling, 4 di difesa e 5 di fisico in questo caso, per un 3 di skill e un 4 di piede debole, una specie di che sì. Onestamente, vedete quando vi dicevo non sbloccatevi a Warren live sulla piattaforma viola? Perché questo qua io credo che non costerà tanto in più ad conti fatti, ma è un giocatore di centrocampo diverso, perché può fare il mediano, cosa che a Warren non poteva fare, ma molto più completo, perché 1,85, 85 di intercettazione, 81 di mentalità difensiva, 92 di aggressività, ottimi passaggi, 86 di agilità, 86 di reactions, 86 di freddezza, ha anche un discreto tiro ed è molto molto più versatile rispetto ad un Aouar, che magari poteva avere compiti più prettamente offensivi rispetto a questo Guendouzi, che comunque la mezzala ve lo può fare benissimo, è un Gullit Gang, c'ha tutte le stats sopra l'80, quindi io ve lo stra consiglio, considerando anche tutti quelli che sono i link interessanti che si vengono a creare con questo Guendouzi. Andiamo poi in Premier League, dove abbiamo questo Soyuncu, che rispetto alla versione 80 prende più 6 velocità, più 8 passaggio, più 11 dribbling, più 9 difesa e 6 fisico come stats primarie. Onestamente, si va a inserire in un reparto dove attualmente quest'anno c'è una abbondanza incredibile, in Premier League soprattutto. C'è, oltre al problema della nazionalità, un discorso qui relativo a un giocatore che comunque è 1,85 m, ha 77 di agilità, 72 di equilibrio. Onestamente io questo non lo raccomando e lo skipperei a pie pari. Mentre vi raccomando Alessandrini, che prende più 11 di velocità, più 11 tiro, 10 passaggio, 13 fisico, 9 dribbling, è un 4-4, velocissimo, body type perfetto per fare l'esterno ma anche la seconda punta. I passaggi non gli consentono di fare il COC, ha un ottimo tiro, è agilissimo, non ve lo sto qua a dire. Ha anche 90 di aggressività Alessandrini,
onestamente questo qua da super sub è il super sub dei sogni, quindi considerando che è del campionato cinese, io credo che costerà forse sui 100, considerando che è comunque hypato perché è Alessandrini, però clamorosa questa carta, il super sub perfetto secondo me, perché è anche stra versatile. Versione discretamente simpatica di Florenzi, che prende più 10 velocità, 4 passaggio, 4 tiro, 4 dribbling, 16 fisico e 8 difesa. Stats che mi verrebbe da dire più da centrocampista che da terzino, anche se a destra in Serie A, tolto Quadrado, non è che ci sta questa grande abbondanza, è un 3-3, quindi anche in mezzo al campo non è proprio il top. E poi, per carità, degli ottimi passaggi, un buon tiro, è agile, stats difensive che non sono male, aggressività 80 magari pecca un po', però onesto è una carta che non mi dispiace. Però, ripeto, come Quadrado, come terzino destro preferisco Quadrado, come a centrocampo, mezzala, mediano, c'è che sì, c'è Milinkovic, c'è Vidal, c'è Barella, c'è Tonali, quindi va in un reparto un po' affollato, non mi sento di consigliarvelo, non è un giocatore irrinunciabile da inserire Alessandro Florenzi. Poi passiamo in Bundesliga, dove abbiamo Maddy Collins, difensore tedesco, l'ennesimo mi viene da dire, super veloce, tutto molto bello, non ce ne può fregare di meno, regalo, ennesimo, inutile. Sapete perché è inutile? Perché ci sono tante piccole cose che lo rendono inutilizzabile. In particolare, 80 di mentalità difensiva, 83 di intercettazione, no, 80 di reaction, 75 di freddezza e 81 di aggressività, raga. È una carta questa che non è altro che una specie di Lacroix, in un reparto come quello della Bundesliga che è strapieno di difensori validi, questo è solamente l'ennesimo giocatore con la velocità boostata che fa gasare, ma che in realtà potete tranquillamente skippare a pie pari. Concludiamo invece con Orsonaldo, in questo caso SBC, costa praticamente un corno e io vi dico sbloccatelo, perché è un 4-4, è veloce, ottimi passaggi, buon tiro, agile. Parliamo di un giocatore di 1,83 con un body type average e 81 di forza, quindi non vi aspettate questa 91 di agilità in toto. Però secondo me, come COC, al momento Storsolini può tranquillamente giocare in Serie A, tolta la faccia che c'ha dentro sta foto dinamica che è orribile e solo per questo non lo farei. Però dove manca onestamente un COC è proprio lì che lui si va a inserire. Non lo giocherei da punta né prima né seconda, però metterlo trequartista può avere il suo perché in una Serie A, vista la carenza, ripeto, perché l'unico al momento forse era Dybala, Mertens lo giocherei da punta, ma Dybala ha 3 di piede debole, lui per 30k lo portate a casa, lo provate, secondo me è sfiziosa come carta. Quindi, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere che fine ha fatto Ibra, se alla fine secondo voi uscirà o meno. In descrizione trovate tutti i link dei miei partners, la piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, ancora buone feste, un saluto al vostro Iberoschi, ciao!